Ciao, sono Loki e benvenuto in casa contro... Papà? Cosa? No, casa non... non casa contro cosa, casa contro casa. Cosa c'è? Puoi aspettare un secondino che mi scappa... Mi scappa la... Ah. Locchino, cosa stai facendo? La pipacca. Cos'è la pipacca, Locchino? Ti prego, non ti prego. Dobbiamo iniziare casa contro casa. Guarda che schifo. Copriti lì, bravo. Copriti con quelle manine schifose. La pipacca è la pipì e la cacca. Ah, a proposito, lascio qui un attimo fermo il personaggio che devo andare anch'io a fare la cacca. Ma faccio qualche passo indietro che... Ah, sento già la puzza. Oh, adesso che non c'è, posso... Oh, guarda, fermo. Sta facendo la cacca anche lui. Oh, stanno uscendo dei pianeti da qua. Ah, fa malissimo. Ah, no, ce n'è altra. Locchino, c'è tutto il sistema solare qua. Oh cavolo, la sta facendo anche lui. Che bello fare queste cose padre e figlio. Tanto io c'ho la carta igienica, la metto un attimo qui. Ecco qua. E adesso mi ci pulisco tutto il culettino. Ah, ma a proposito, voi avete scritto una volta nei commenti che volevate fare casa contro casa, tipo cacca contro pipì. E se la facessimo adesso? Sì, dai, fate così, tanto voi mi sentite. Faccio finta di fare la voce di mio papà. Benvenuti in casa contro casa, amico senpai. Oggi facciamo casa contro casa, pipì contro cacca, va bene? Ok, va bene papà, grazie mille. Lucchino, sto arrivando, cosa stai dicendo? Niente, niente, dobbiamo costruire casa contro casa. Ma se non hai anche detto il tema, qual è? L'ho detto io, mi dispiace, ho già iniziato a costruire. Se siete dei veri fan del canale, saprete che casa contro casa è sempre fatto da mio papà. Il primo episodio, il secondo guarda le mie case, ma oggi, dato che è andato a cacare, lo faccio io il primo. Ecco, quindi ci servirà un po' di quarzo, perché dobbiamo fare il bagno. Dovremmo fare il bagno dove c'è dentro la cacca o la pipì. Tutte e due. Voi dite che io baro che non so costruire? Oh, guardate, ho appena costruito. Voi dite che non sono capace? Ah ah. Però devo andare a vedere un'immagine su Google. Vediamo come sta venendo. Benissimo. Sembra un rotolino di carta igienica. Infatti noi all'ingresso metteremo un rotolino di carta igienica e una porta così. Così che si può vedere dentro tutta la cacca. E il bottone è la carta igienica. Funziona? No. Oh, no. Qui invece inizierà il nostro cesso. Quindi così saliamo di uno e lo facciamo di due. Quattro. Io ho imparato a contare e voi no. Oh, che cosa ho fatto? È un mega cesso! È un cesso gigante! Chissà che culo deve avere per avere sto cesso. Ah, ho scritto 55. Sto uscendo un pochino. Si dice sempre, non cacare fuori dal vaso. E io, guardate, ho fatto il vaso fuori dalla cacca. Mi sembra perfetto, bellissimo. Ora però dobbiamo farci un bel bagnetto nella nostra pipì, nel nostro schifo quotidiano. E si riempirà tutto d'acqua. Che schifo. Oh no, ho tirato lo sciacquone per sbaglio. Mi dispiace, ho distrutto anche tutta la recinzione. Qua gocciola. C'è bisogno di un idraulico. Tu, pronto idraulico? Sì, mi fai una pompa. Grazie. Ah, prese la gocciolina. Che buone! Perché non ci ho ancora fatto la pipì? Ecco qua, ho rifatto l'entrata, un'entrata gocciolosa. Buona, entrata gocciolosa. Per ora il nostro cesso sta venendo molto bene. Mi piace questo cesso, ma dobbiamo fare la tavolozza, quindi prendiamo tipo delle slab di quarzo o la facciamo colorata? No. Tavolozza, ecco qui. Mio papà tanto non sta neanche costruendo. Si è disconnesso. Oh, allora ho più tempo, posso barare. Una domanda che mi faccio sempre. Ma sta cavolo di tavolozza, tavoletta, come la chiamate? Ma che cosa serve alzarla e abbassarla? Io ci faccio sempre la pipì sopra. Ogni volta che faccio la pipì, a me mi schizza sempre ovunque. A volte mi si biforca. Cioè va tipo a destra, a sinistra, bagno tutto. E poi dovrei asciugare. Però non lo faccio mai, lo fa sempre mia mamma. Ah no, non ce l'ho. Ho una mamma. Potete lasciare 10.000 mi piace, così che forse ci sarà
una mamma di Locchino, finalmente. Per favore, 10.000 mi piace, perché voi ce l'avete la mamma, io no, quindi dovete capire come posso sentirmi io. Malissimo. Non ho nessuno che mi pulisce la tavoletta. Bella, questa tavoletta mi piace. E ora dobbiamo fare il posto dove viene contenuta tutta l'acqua, che è una scatola gigante. Con la magia della mia bacchetta magica, che è questa qui sotto. No, non questa, questa. Beh, non la potete vedere perché è piccola. Facciamo 7 quadrette. Da qui a qui. Da qui a qui. E poi la facciamo tutta fuori dal gabinetto. Oh, cavolo. E adesso da qui a qui sotto facciamo tutta acqua. E ho detto facciamo tutta acqua, se no la faccio con la pipì. Ah, ho fatto il comando sbagliato. Bella. Ma il nostro bagno avrà due tavolozze. Dov'è? Eccola qui. Avrà una tavolozza così e poi un'altra tavolozza qua. Perfetta! La nostra casa gabinetto sta venendo benissimo. Qui sotto invece faremo il pavimento del bagno e lo facciamo tipo con le piastrelle. Facciamo piastrelle bianche e azzurre, blu, come il colore dei miei pantaloni, che presto saranno gialli e marroni perché farò la cacca e mi scappa tantissimo e prima ne ho fatto solo un pochino. Giusto! La tavolozza deve essere di legno, quindi facciamo la tavolozza di legno. C'era qualcosa che non andava, se la tavoletta è alzata, il coso per chiudere il water deve essere pieno, invece noi abbiamo fatto solo il contorno. Bella! Mi piace questa tavolozza, è bellissimo il nostro cesso! Ma adesso dobbiamo mettere qualcosa per tirar l'acqua. Per tirar l'acqua possiamo fare qua una cosa così, tipo un bottone gigante, e poi dopo io ci salto sopra e oppure possiamo fare tipo una leva d'emergenza per quando ci si sta cacando veramente tantissimo sotto. Facciamo una leva d'emergenza qua, che tu la tiri e fai cacciù. Mettiamo anche un bottone. L'ho sentito ogni volta che fa cacciù. Questo è il bagno più bello del mondo. Ah, giusto, le piastrelle che dobbiamo... dobbiamo lucidare con la lingua. Me le fa pulire sempre così, papà. Ecco che bello, così è un bel bagno pulito. Mamma mia, bellissimo questo bagno. Quanto è bello. Lui non ha ancora costruito niente. Mi tuffo nel cesso più grande di Minecraft. Ciuff. Ah, giusto, ma questa è l'entrata segreta. Quindi andando di qui dobbiamo fare un ingresso nella casa. Oh, quanto è buia! Mamma mia, che paura! Ci potrebbero essere dei mostri di cacca. L'entrata segreta sarà difesa da dei cartelli. Ecco qui il cartello con scritto tira lo sciacquone. Si scrive così? Boh. Quindi noi arriviamo dall'alto, premiamo il bottone del fush, ci mettiamo sulla tavolozza, saltiamo dentro e poi possiamo arrivare dentro casa. Un po' buio questo cesso però, eh? Sembra quasi che è talmente brutto, è talmente cesso che non si vuol far vedere. Oh, così si vede un pochino di più. Ma qui ci sono delle infiltrazioni d'aria nel soffitto, eh? E poi dobbiamo fare una mega carta igienica. Per ora il fuori l'abbiamo fatto bene, ma adesso dobbiamo fare l'interno. Faremo l'entrata segreta un pochino più comoda, così, e mettiamo delle scalettine per arrivarci. Ecco qua! Quindi tirare lo sciacquone, si scende giù e si arriva. E qui invece c'è l'ingresso un pochino meno bagnato, anche se la doccia te la devi fare. Guarda quante goccioline che ci sono! Una volta arrivati qui, ad attenderti ovviamente c'è un po' di carta igienica, perché devi, insomma, prepararti ad ogni evenienza, eh? Solo che servono molte più luci. Quindi questo è... ah, è vero, ma di qua ci deve passare la cacca. È vero, perché se questo è lo sciacquone, qua arriva tutta la cacca. Oh, cacca! Aggiungiamo qualche lucina, che qui dentro è abbastanza buio, eh? Ecco qua, molto più luminoso. Niente, piano fallito, le scale non servono. Dobbiamo fare l'ingresso nelle fognature. E qui metteremo un'altra porta. Perfetto, ora non ci rimane nient'altro che aprire i condotti. Questo qua. Ecco che scorre tutta l'acqua. Bellissimo. E da qui si andrà alle fogne. Ci vedo niente. Queste saranno le fogne al di sotto delle piastrelle, al di sotto delle
del nostro batteroide. Belle le fogne, buie ma belle. I mobili invece saranno tutti fatti della mia cacca. Non si butta via niente qui, Cosa? È occupato? Sto cacando. Stavano dicendo, all'ingresso c'è un bellissimo salotto di divani marroni che sono direttamente fatti con la mia cacca. Infatti che... Oh mamma. Lucchino, stai bene? Sì. Mi era svenuto un attimo. Mamma mia. O che ne ho fatta troppa, oppure che fa veramente un puzzo puzzolentissimo. Un bel tavolino marrone per la mia televisione marrone. Eccola, direttamente fatta con la mia... Sapete cosa? Ah, che odorino. Nei commenti ditemi se vi fa schifo la cacca. Lasciate tantissime emoticon della cacca. Metterò il cuoricino io con l'account di papà a tutti. Tante emoticon della cacca. Ho preparato un sacco di cose belle. Tipo ad esempio, ci servono le finestre. Perché anche un bagno deve avere le finestre. E le facciamo del color mio preferito, il marrone. Che belle finestre di cacca. Apriamo un po'. Qua, vedete che si possono aprire, così passa un po' d'aria, sennò che puzza. Poi ho preparato un trampolino con cui saltare dalla tavolozza del cesso direttamente nel nostro water. Ecco qui, sono pronto, Poink, 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 poink. E poi? E poi si tuffa. Tuff, ci siamo tuffati. Ho fatto anche un po' di pipì. Qui mettiamo le nostre tapparelle perché anch'io ho bisogno della mia privacy. E quando faccio la cacca, ecco, tappo tutto. Poi avremo bisogno delle scale per salire al secondo piano. Mettiamo le scale qui. Bene, il nostro ingresso adesso è un vero ingresso. E io stavo pensando di fare un bel bagno. Anche se questo è un bagno gigante, un bagno enorme. Dobbiamo fare il bagno perché anche noi dobbiamo fare la cacca. Qui poi metterò anche uno sgabellino del mio colore preferito, marrone. Così che se faccio la cacca qui sopra non si capisce neanche che l'ho sporcato. Mi metto a guardare la televisione, i miei programmi preferiti. Cacca 1, cacca 2, cacca 3. Qui invece al secondo piano farò la cucina, ma non voglio dirvi che cosa mangerò. Perché forse ve lo siete già immaginati. Giusto! Mi stavo dimenticando... Mi stavo dimenticando la cassetta delle lettere marrone. Ok, e poi anche il campanello. Posso entrare? In realtà... È la cacca che mi dice, posso uscire? Bene, abbiamo preso tutto il necessario per fare la nostra cucina. Qui ci andrà la cucina con la cappa per far respirare tutto, sennò che puzza. Qui ci sarà il lavabo con dentro la... con dentro la pipì. Poi qui sopra ci saranno tutti gli armadietti dove, vedete, possiamo mettere cacca essiccata. E poi voglio anche delle finestre qua. Voglio cucinare con la vista più bella del mondo. Sempre aprirle, mi raccomando, se no entra la puzza. Anzi, non esce. E poi ho preparato questo. Falla tutta. Ecco qua. Falla tutta, se no poi ti scappa ancora. Questo invece è il nostro tavolo da pranzo. Con gli sgabellini colorati. Di un bel colore. E la stanza da letto dove la mettiamo? Non abbiamo più piani. Sopra c'è l'acqua. C'è l'acqua, aiuto! Penso che casa è finita così. Non c'è più spazio. È solamente un bagno, cosa pretendevate? Vediamo com'è la nostra casa cesso. Wow! È bellissima! È una cacata enorme! Il trampolino è la cosa più bella. Ciao! Se questo video ti ha fatto cacare, lascia 10.000 mi piace. Lasciate tante emoticon della cacca. Tantissime! Ciao!